In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Chi cerca segni è un povero disperato, ma chi li pretende è un insopportabile arrogante. Un segno non va mai a comando, specie se si tratta di segni che arrivano dal cielo. Ma forse che Dio elargisce segni a richiesta libera, forse che si conceda ad ogni sospinto desiderio umano, forse che cede come un genitore sciagurato ad ogni capriccio dei suoi figli, per carità. Dio è Dio e noi siamo semplicemente uomini. Cerchiamo di convincercene e diamoci pace. Non siamo Dio. La generazione che pretende segni è proprio quella che non li avrà. Ma non per una ripicca di Dio nei loro confronti, tutt'altro. Non avranno segni perché è una generazione ormai chiusa ai segni. Quei farisei non si sono ancora accorti degli svariati segni che Gesù ha già compiuto, guarito malati, moltiplicato il pane e i pesci e anche risuscitato dei morti. Ma niente, cosa volete che siano queste cose? Loro vogliono i loro segni, quelli a richiesta, come mettere una moneta nel jukebox e ricevere la canzone che piace a me. Niente da fare, con Gesù non funziona. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva.